entra? Chi c'è? Sono gli apparati di mare. Allora, Romana Baccarelli! Vieni, Romana, vieni! Questa, qual è la tua cucina questa? Allora, Romana Baccarelli è una nuova amica che viene a trovarci nelle nostre cucine, è napoletana. Sì. Poi ci racconterà lei un po' di cose così. È maestra della, ama molto il lievito. Qual è la, diciamo, la tua specialità, se dovessi definirti in cucina? I lievitati sicuramente. Poi con la patata ancora di più, perché la patata è il mio comfort food. Allora, quindi, è il suo comfort food. Oggi vi faccio vedere, infatti, un impasto con le patate. Oggi ci fa, che come si chiama, la treccia di patate. La treccia di patate a quattro capi, non è la solita treccia a tre, è a quattro. Che è un po' più simpatica, non è... la solita. Non è la solita. Allora, Romana, dacci prima gli ingredienti, poi partiamo con la ricetta. Allora, per l'impasto abbiamo bisogno della farina, la patata cotta e schiacciata, il formaggio grattugiato, le uova, lo zucchero, il lievito, il sale, il burro a pomata, quindi deve essere cacciato un'ora prima dal frigorifero, cacciato in napoletano. No, mi piace, tu dillo proprio la napoletana, io adoro, tirato fuori bellissimo, cacciato bellissimo. Tirato fuori e poi il latte. Perfetto, li buttiamo tutto dentro. Mettiamo e poi tutto questa dentro. È la farcitura, esatto, di questa treccia. Che no? Dopo vi faccio vedere. Mettiamo tutto dentro, questo è semplicissimo, tranne il burro e il sale che mettiamo in un secondo momento. Allora iniziamo dalla farina. Allora, intanto che tu metti, allora tu sei cinque fratelli, sì, è una famiglia quindi numerosa, tre figlie. Tutte... Quattro femmine e un maschio. Quattro femmine e un maschio? Sì. Ammazza, ma è stata bravissima. Quanti anni hanno le tue figlie? Allora, la prima ne devi fare 32. La seconda? Eh? Sì, 32. Cioè, scusami, ma no, ma Romana, ma scusa, ma tu quando, a che età l'hai avuta? A 22 anni e mezzo. Ma io allora non capisco più niente, perché veramente perché? Tu li porti benissimo. Non so quanti anni hai, ma li porti benissimo. Lo dico, non mi interessa proprio. Ma dillo, scusami, per curiosità. 54 ottobre. Ma brava, li porti benissimo, davvero. Allora devi dire 53 ancora. A poco? No, ma a me non mi interessa proprio. No, vabbè, finché non li compri sono sempre 53. Sì, sì. Senti, la tua grande ha 32 anni, poi hai la mezzana. Poi ho quella di 26. E poi la terza di 21. Beh, quindi sono tutte grandi. Sì, tutte grandi. Ma stanno a casa? No, stanno... no. Tutte da via, sole, casate? Tu, sì. Sposate qualcuna? No, no, no. Nonna, non ancora, fidanzate? Poi si lasciano, poi tornano, poi si rilasciano, poi ritornano. Lo so. Ora sono sola col mio compagno. Tu sei sola finalmente con un compagno giusto? Sì, sì, con un bravo. Anche tu hai avuto un po' di traversia, sì. Poi avremo modo di parlare, ma tanto sì. Qua. Guarda la zia Cri, quante traversie ha avuto. Sì, sì, due sì. Mariti... io anche possiamo potremmo scriverne potremmo fare Alfio, l'unico regolare sono io sì, perché lui non si è mai voluto sposare perché vive ancora con mamma che si fa viziare perché c'ha paura, capito? No, vabbè, ma un solo uomo secondo me no un solo perché uomo. Poi ti viene la curiosità dopo, esatto, quindi brava, ci piace meglio con le conoscenze da giovani che uno fa e poi dopo trova quello giusto. Poi lei anche nei periodi bui dice che cucinare ti ha sempre aiutato, sì, molto, sì, no? Sì. Lei è una cucina di casa, naturalmente, sì, 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 di famiglia, sì, sì, numerosa, sì. Quindi ha imparato a cucinare, sì. Anche guardando la TV, vero? No, io guardando te, perché guardando tu, me... no, ma te lo giuro, non lo dico tanto per dire, io non sapevo proprio cucinare. Allora, mo ti dico, mia madre, che siamo cinque figli, ognuno di noi dava un compito, chi stirava, chi cucinava, io ero quella delle pulizie. E io, quando mi sono sposata a 20 anni, al mio ex marito compravo tutte le buste, sai, quelle di risotti, tutti i gusti, i piselli, i gamberetti. Per una napoletana è una roba terribile. Facevo quello. Poi vedevo la prova del cuoco tutti i giorni, mi sono presa il mio quadernino e segnavo tutte le ricette. Quindi le provavo, mi venivano bene, così ho imparato a cucinare. Ho un sacco di responsabilità, sì. Ma anche di soddisfazione, sì. Di aver dato un po' di felicità, perché per me la cucina è felicità a tutti. Bravo. Allora, da ultimo hai detto il sale e il burro alla fine. Allora, io il sale l'ho messo, il sale si mette, diciamo, a tre quarti di impastamento. Perché? Perché irrigidisce la maglia glutinica. Quindi a questo punto con l'azione della planetaria o dell'impastatrice andrebbe a strappare, perciò la mettiamo quando è già formata la maglia glutinica, ci mettiamo il sale, per ultimo ci mettiamo il burro a pomata. Ok, vedete, va tutto messo, buttato dentro. Sì, va messo in un paio di volte e deve essere morbido. Ok. Questo perché? Perché quando abbiamo il burro a pomata, mm-hmm. il prodotto finale, la mollica, esce molto più soffice, mentre se lo mettiamo freddo esce asciutta.
Perfetto. Senti, ma a proposito di lieviti, io so che tu conosci bene Fulvio. Sì. Cioè, voi eravate amici di quello che una volta si chiamava amici di penna, no? Cioè, nel sì. senso che voi vi siete conosciuti attraverso i social. Instagram. Siete diventati amici, certo. perché poi lei è amante dei lievitati, quindi è chiaro che esatto. ti ha chiesto delle delucidazioni. E quindi poi, insomma, attraverso anche Fulvio sei arrivata qua, no? Sì. Cioè, quindi... No, vedi che vedi il mondo com'è, no? Perché poi i social, che sono tanto demonizzati per tantissime cose, per cui bisogna usarli con parsimonia, certo. però mettono in connessione tante persone che magari altrimenti non si sarebbero mai incontrate. Io lo dico sempre, esempio Lorenzo, nel mio caso, io l'ho iniziato a conoscerlo proprio attraverso... Facendo gli scemi sui social e quindi vedi da lì. Anzi, allora... no, anche purtroppo lo conoscevo già da vivo. Lo so. Ecco, dal vivo. Non quindi, da social. Esatto. Allora, finito questo che è molto semplice, l'impasto, okay. nel frattempo però ti voglio far vedere il ripieno, poi prendiamo certo. l'impasto, quello là cresciuto, prendiamo due teste d'aglio. Qua. Questa cosa che ti faccio vedere l'ho imparata a Miami perché io ho vissuto lì. Sì, esatto, questa cosa che tu hai vissuto un po' in tutto il mondo, sì. cioè uno dice a Napoli magari è rimasta sempre, no, tu hai vissuto no. un po' a Miami, un poco a Madrid e un poco a Nizza. Ma perché tutto questi perché giri? Perché io mi annoio. E quindi io me ne... Cioè tu a un certo punto prendi con tre figlie e via, vado. Tutti via. Sì. E vai a far che cosa però in questo posto? Vabbè, in questo... No, io non faccio niente, Antonella, io mi devo divertire, rilassare. Che meraviglia. Oh. Bisogna che andiamo a scuola. Esatto. Ho una casa a Miami, ci ho vissuto solo un anno e poi ci hanno fatto andare via perché là o ti sposi oppure devi aprire qualche cosa. E tu non hai trovato un americano giusto? No, io ho trovato il portiere del mio building che era innamorato pazzo, mi volevo pure sposare, ma il mio compagno di allora disse tu sei pazza, no, e quindi non mi sono sposata. Beh, sposarsi per avere la cittadinanza magari non è proprio... E da Miami poi come sei finita a Madrid? Perché non volevo tornare in Italia e quindi ho detto dove vado, dove non vado, andiamo in Spagna. E sono andata in Spagna. E Spagna? E con chi? Sempre con tuo compagno? No, il mio compagno dell'epoca stava a casa, lui veniva e mi veniva a trovare, io sola con le mie figlie. Ma quindi... se dove si impara questa scuola così? Io adesso... sono la prima che mi iscrive, mi posso iscrivere? No. Certo. No, ma la cosa è, scusami se faccio questa domanda, ma cioè, qualcuno ti manteneva? Il tuo ex mio ex compagno. Ha capito tutto questa donna dalla vita. Il mio ex compagno, devo dire, era molto generoso, molto carino. Allora, abbiamo messo qui un poco di rosmarino, un poco di olio, okay. Un poco di sale, che non lo trovo più, vabbè, guarda, ma sì, c'era questa ragione. Sì. Esatto. Un poco di sale, lo chiudiamo. Lo mettiamo a 200 gradi nel forno ventilato, okay. per un'ora. Per un'ora, quindi e poi vediamo come viene. Io comunque questa filosofia è meravigliosa, hai capito? Io non sono mai riuscita neanche a farmi pagare un caffè, però va bene. Ma a me mi ha regalato pure la casa. Ma lei faceva le trecce, scusa. Vedi, ma tu devi avere delle do... Scusami, zia Cris, ma... No, ma è vero. Abbi pazienza, ecco, noi... No, la simpatia. La simpatia, sì. Se bastasse quella, dire. Però. Vabbè. Aiuta, eh. Aiuta. Ma guarda, anch'io la zia Cris siamo simpatica. È vero o no? Io adoro questa donna. Allora, burro. A pomata. Prendiamo, questo è l'aglio fatto un'ora, lo premiamo, vedi un po', fa un po' senso, No, vabbè no, perché? No, è l'aglio che esce. Vabbè. No. Poi ce lo giriamo un poco tutto quanto, questo ci serve per riempire i nostri capi della treccia. Giusto. E lo lasciamo qua, ora ci togliamo tutto da parte. Tu lo sapevi, Fulvio? Di Romana che aveva tutti questi giri. Ma lei è fantastica, ogni volta ne scopriamo un pezzo nuovo. Sì, perché siamo fermati a Madrid? Prossima settimana scopriremo tutto il resto. Intanto la nostra pasta si è lievitata. Allora, il nostro impasto è lievitato. Ora vi faccio vedere un attimo cosa succede. Quindi adesso invece cucini, che bello. Adesso cucino cosa, sempre, pure troppo. Esatto. Infatti vedi come sono diventata. Prima eri magra, mandolina. Vabbè, a me piace così però. Che carina, vedi? Sembra che tu sia sempre stata così. Ti ho sempre amato e ti amo ancora di più. Ognuno sta bene, poi ogni età ha le sue storie. Non è che si può essere a 50,40. Però. Allora, abbiamo diviso in quattro pagnottine. Okay. Una di queste, ora vi faccio vedere perché è inutile che vi faccio vedere tutte e quattro, ce la stendiamo. Ci mettiamo il nostro burro con l'aglio. Che sta due ore nel forno. Esatto. Se l'aglio non piace tanto, potete anche non metterlo e mettere soltanto il burro con il parmigiano.
giusto? Col formaggio grattugiato. Sì, va bene, parmigiano grana. Ecco, tanto... esatto. Comunque, se uno fa quel burro lì con l'aglio, invece che metterlo nella treccia, lo mette come fare un cordon bleu, ma senza il prosciutto e il formaggio, ma solo il burro con l'aglio, viene fuori un chicken Kiev. Che buono. Ma anche le bruschette così. Sono buonissime. Allora, ecco qua, questo è il rotolino della prima treccia. Della prima. Ora io, per velocizzare un poco, mi trovo quelli là. Sì. Ecco, qua abbiamo comunque le nostre trecce, vedi? Questo te lo sposto mettiamole un poco. Qua, sì, così le così, possiamo. Così. Sono già tutte ripiene, naturalmente, del burro con l'aglio, ok? Allora io vi faccio giusto... Sono quattro, le ha detto, sono perché tre non bastavano. No, perché tre... No, è banale. È banale. Mettiamone quattro e si affina. Esatto. Perché le trecce devono essere tre. Questo è stato fatto un poco di tempo prima, quindi vabbè, non fa niente, capite un poco. Allora, la treccia, praticamente si uniscono i quattro capi, si passa questo, il primo sul secondo, il terzo sul quarto e poi incrociamo questo. Ok. Quindi il primo su questo, il terzo sul quarto e incrociamo. Primo su questo, su questo. Bravo, questa qua dice. Perfetto. Eccola. Guarda che è la bella nostra treccia. Ora questa la mettiamo qua. Ok, ora vi prendo. Deve lievitare, deve lievitare un po', sì, e deve diventare così. Deve diventare così. Quindi ci vorrà almeno un paio d'ore. Sì, poi dipende molto dalla temperatura che abbiamo a casa. Deve comunque raddoppiare. Deve raddoppiare, vedi come viene bellina. Ora, e la mettiamo dove? E la mettiamo in forno. Quanto tempo? Allora, questa la mettiamo a 180 gradi forno statico per 35 minuti. Ok. Prendiamo questa. Pronta. E adesso cosa succede? Che adesso, la vuoi farcire? No, no. Adesso facciamo un'altra cosa, perché sennò è banale pure questa. La vuoi lasciare così? Cioè, allora, prendiamo questo. Tanto questa lo tolgo. Ce la tagliamo. Ce l'apriamo un poco. E ci mettiamo tutto il nostro ripieno. Volendo noi ci potremmo rimettere un altro, tutto quello, però viene troppo pesante. No, troppo, direi troppo. No. Diciamo che questo l'abbiamo già messo. Ci fosse un po' di maionese pure, però ci sarebbe bene. Però noi mettiamo intanto l'insalata, che così ci... Esatto. Evelina tanto non ci sta sentendo. No. Poi mettiamo Evelina mi odierà. Ma questo come lo servi? Come antipasto? Come questo, merenda? Sì, ma come vuoi tu. Come vuoi. Io per esempio ceno anche solo con questa. Ah, beh, capito? Ma non da sola però, immagino, no. Cioè, magari, ecco. No, tu sì, Lorenzo, ma tu sei giovane, capito? Noi mangiamo con questa. Allora, quindi insalata, pomodori, fettine di brie. Noi ci mettiamo giusto per... Un goccino di miele. Un poco di miele. Bello. E tu se mi butti un poco di quelle noci là, ma certo che te le butto. Bra. Un po' di nocine così, figurati se esatto. Non butto. Senti, io avrei una... così mi è venuta in mente, perché adesso così tu è pronta, no? Sì. Io invece ti posso chiedere, perché a me piace il brie quando è un po' sciolto, se tu la rimetti in forno, io vado a fare un'altra cosetta e poi voglio vedere proprio il brie che si spatascia. Fantastico. Va bene? Sì. Ok. Grazie.